Dal 7 al 13 maggio è tornata a Segusino Storie che girano, una settimana in compagnia dei libri. L'evento, organizzato dalla Biblioteca Comunale di Segusino e dall'Associazione Drio Galastela, ha visto per tutta la settimana una serie di eventi che hanno coinvolto bambini e maestre della scuola materna e primaria del paese. Noi siamo stati a curiosare tra gli eventi di sabato 12 maggio, dove il pomeriggio è iniziato con lo spettacolo I Musicanti di Brema, seguito dalla proiezione del video sulla realizzazione del murales La Storia Siamo Noi, e poi lo spettacolo di musica e danza dal titolo La Musica Non Ha Confini. Sì, oggi è la giornata di chiusura di questa settimana dedicata al libro. E siccome quest'anno il tema di fondo era la musica, abbiamo voluto concluderla in bellezza con un evento musicale ma molto particolare. Abbiamo invitato un'associazione bellunese che si chiama Danza e Musica Senza Confini, che insieme alla musica propone anche il superamento delle barriere. E questo è un tema bello, interessante anche per noi che organizziamo questa settimana del libro. All'interno di questa settimana abbiamo proposto tanti piccoli eventi, niente di eclatante, tante piccole cose che in sé per sé sono proprio piccole, ma che forse fanno crescere i nostri ragazzi, i nostri bambini, speriamo che sia così. Io spero che la cultura si muova a piccoli passi e allora nell'arco di 7 giorni cerchiamo di proporre tante piccole cose, che siano letture ad alta voce, letture animate, teatro, laboratori, creatività, tutto quello che ci viene in mente per coinvolgere più gente possibile. Questo è l'intento, lo scopo della settimana del libro. Tutto naturalmente ruota intorno ai libri, perché dentro i libri ci sono le storie. Storie che girano è il titolo della nostra manifestazione. Tutti con un bel libro da portare a casa, la giornata si è conclusa in allegria con bambini e genitori sul palco, tutti assieme a suonare le percussioni.